L'appetito viene mangiando ed è certo al Pescara non manca la fame giusta per blindare la terza piazza e partire in griglia playoff come super favorita. A 180 minuti dalla fine della stagione regolare, infatti, i biancoazzurri si sono assicurati l'aritmetica partecipazione agli spareggi promozione e adesso occorre dare il massimo per mantenere a distanza le inseguitrici Trapani su tutte. A Modena contro un avversario con l'acqua alla gola, Memusciai e compagni cercheranno di dare un seguito al momento positivo con una spinta incredibile che arriva dal derby contro il Lanciano. Il Pescara infatti ha dimostrato di avere tutto: gioco, personalità, tecnica, qualità, il manico di Oddo. Poi contro il Latina di Carmine Gautieri si cercherà di completare l'opera. 6 punti su 6 significherebbero terza piazza solitaria e dunque privilegi assoluti con due pareggi che basteranno negli spareggi per guadagnare il ritorno in Serie A, accompagnando così Crotone e Cagliari. I biancoazzurri, subito dopo il derby, dopo 24 ore, sono tornati al lavoro per corso di recupero per Coda, Ventola, Campagnaro, Verde, Cappelluzzo è rimasto fermo a scopo precauzionale. Oggi allenamento pomeridiano presso il centro sportivo di Poggio degli Ulivi. Mister Oddo. È ovvio che noi incontriamo due squadre che hanno bisogno di far punti, quindi le motivazioni si trovano da sole, nel senso che i ragazzi non sono stupidi, sanno l'importanza di mantenere una posizione in classifica. Mantenere il terzo posto vuol dire tanto, vuol dire vantaggi. In anni precedenti le squadre per un posizionamento migliore sono andate in Serie A e quindi non c'è bisogno di spinte ulteriori da parte mia sulla testa, perché la certezza è quella che con 6 punti sei sicuro matematicamente terzo. Poi potrebbero bastarne di meno, ma non puoi fare calcoli, quindi vivendo le partite una alla volta sappiamo che dobbiamo andare a Modena e provare a vincere.